Sadhguru è un mistico e uno yogi realizzato che lavora instancabilmente per il benessere fisico, mentale e spirituale di tutti. Grazie a un'eccezionale capacità di rendere interessanti le antiche scienze yogiche anche per le menti contemporanee, Sadhguru è un ponte verso le dimensioni più profonde della vita. Il suo approccio non è legato a nessun sistema di fede, ma offre collaudati e potenti metodi di autotrasformazione. I programmi trasformativi di Sadhguru hanno avuto un profondo impatto nella vita di milioni di persone nel mondo. Autore prolifico, poeta e relatore di fama internazionale, il suo ingegno e la sua logica penetrante provocano ed espandono il nostro modo di pensare e la nostra percezione della vita. Nominato come una delle 50 persone più influenti in India, Sadhguru è stato protagonista nei più rilevanti forum globali, incluse le Nazioni Unite, il Forum Economico Mondiale, la Camera dei Lords del Regno Unito, il TED e le principali scuole di business e università del mondo. Sadhguru ha fondato Isha Foundation, un'organizzazione no profit gestita da più di 3 milioni di volontari nel mondo. Dai potenti programmi di yoga fino ai progetti umanitari su vasta scala che vanno dal rinnovamento rurale all'educazione per i meno abbienti, al recupero ambientale, al benessere olistico, le attività della fondazione sono progettate per creare una cultura inclusiva e stabilire l'armonia globale. Poco più di 15.000 anni fa, nelle regioni più alte dell'Himalaya, apparve uno yogi. Nessuno sapeva da dove venisse, il suo passato era sconosciuto, ma egli era evidentemente straordinario, così la gente accorse. Aspettarono, pensando che avrebbe fatto qualche miracolo, ma egli non fece nulla. Rimase semplicemente seduto, immobile. La gente se ne andò. Solo 7 persone rimasero. Queste 7 persone riconobbero che questo era un miracolo incredibile. Perché solo qualcuno che ha trasceso la natura fisica può rimanere semplicemente seduto. Allora lo implorarono. Tu sembri essere a conoscenza o fare esperienza di qualcosa che noi non riusciamo ad immaginare. Per favore, insegnaci. Allora egli diede loro alcuni semplici metodi preparatori e disse: «Preparatevi, fatemi vedere». Iniziarono a prepararsi. I mesi divennero anni, gli anni divennero decenni. 84 anni passarono. Un giorno, quando avvenne il cambio del solstizio, la relazione del sole con il pianeta cambia. Quando avviene questo cambiamento, ogni yogi fa qualche modifica dentro di sé, perché in quel momento qualcosa dentro il tuo corpo cambia. Così, mentre stava portando queste modifiche, egli guardò. Queste 7 persone erano diventate magnificamente recettive. 84 anni, si era completamente dimenticato di loro.
ed eccoli lì, che ancora si preparavano. Allora, siccome nessuno conosceva il suo nome, non si era mai presentato, lo chiamarono Adi Yogi. Adi Yogi significa il primo yogi. Ora, visto che il sole si era rivolto verso sud, anche lui si rivolse verso sud e si sedette. Così lo chiamarono Adi Guru. Il primo guru era nato. Questo fu considerato il giorno più importante, perché è in questo giorno che per la prima volta fu ricordato all'umanità che le semplici leggi di natura non sono limitazioni permanenti. Se hai la volontà di fare uno sforzo, tu le puoi trascendere. Ed egli non solo diede questa idea, ma diede i metodi per raggiungere questo risultato. E quando tutte queste sette persone raggiunsero l'illuminazione, egli disse loro di partire per terre lontane. Quindi ne mandò uno in Asia centrale, e un altro lo mandò in Nord Africa, un altro lo mandò in Sud America, un altro lo mandò nel lontano Oriente, un altro rimase con lui, un altro scese giù verso la zona che oggi viene chiamata Himalaya indiano, un altro lo mandò giù nel sud dell'India. Quest'ultimo è molto importante per noi, è Agastya Muni, che è noto come il padre del misticismo del sud. Agastya Muni scese verso sud, nel sud dell'India. In ogni abitazione umana in questa parte del mondo, egli si assicurò che il processo spirituale diventasse un modo naturale di vivere. Quindi, questi sette saggi presero queste diverse dimensioni dello yoga, ed ancora oggi potete trovare tracce di ciò che fecero migliaia di anni fa, presenti in ogni cultura del pianeta. La parola yoga significa unione. Unione significa, oggi è un fatto scientificamente dimostrato che questa esistenza è una sola energia che si manifesta in molti modi diversi. Quando Einstein dice E uguale mc al quadrato, egli parla del fatto che tutto è la stessa energia che si manifesta in un milione di modi diversi. O se la guardi dal punto di vista esperienziale, ciò che tu adesso esali, gli alberi lo inalano. Ciò che loro esalano, tu lo inali. Questo significa che metà dei polmoni è appesa là fuori. Una metà dei tuoi polmoni è appesa là fuori. Non è così? L'intero meccanismo della respirazione non sta qui. Solo una parte sta qui, un'altra parte sta là fuori. Se questo fosse nella nostra esperienza, nessuno dovrebbe dirci di salvare l'ambiente, di non tagliare gli alberi. Queste sarebbero per noi tutte sciocchezze se solo sperimentassimo questo fatto. Quindi è risaputo, quantomeno nei vostri testi di scuola superiore, che tu non sei una qualche specie di evento bizzarro. Tu sei solo una parte dell'universo e sei anche solo un altro evento in più, che è parte di tutto il resto. Quindi unione significa che nella tua esperienza tu, se sei seduto qui, ci sei solamente tu. L'intera esistenza sei solo tu. Quindi tu sei capace di fare esperienza di qualcosa che non sei tu in qualità di te stesso, se solo un certo livello di inclusività accade dentro di te. In questo momento la tua inclusività è limitata alla tua fisicità. Se questa inclusività potesse essere estesa oltre la natura fisica, tutto a un tratto tu potresti sedere qui e sperimentare l'intero universo come te stesso. Se questo ti accade, allora diciamo, tu sei nello yoga. Quindi perché è nata la postura fisica? Forse molti di voi non sono vecchi abbastanza per questo. Ma se aveste visto la televisione negli anni 70, quando comparve la prima volta, c'era quel piccolo arnese di alluminio sulla vostra casa. Ve lo ricordate, l'antenna? Stavi guardando la televisione così ed improvvisamente il televisore faceva bu bu bu. E allora qualcuno andava sulla televisione e... Cic. No, gentilmente, così. La mettevi nella posizione giusta ed il mondo si riversava di nuovo nel tuo salotto. Sì o no? Solo se la mettevi nella posizione giusta. Questo è esattamente così. Se tu impari a tenere questo corpo correttamente, se sai come tenerlo correttamente, puoi scaricare l'intero cosmo dentro di esso.
Questo è l'Hatha Yoga. Lo yoga non è un esercizio di contorsionismo. Puoi cambiare le fondamenta stesse di chi sei. Non devi fare nulla sul tappeto da yoga. Senza di esso, puoi trasformare le fondamenta trasformando la tua vita in yoga. Un modo di guardare allo yoga, un significato dello yoga, è ciò che ti apre a una più alta possibilità nella vita, è yoga. Quindi è meglio che le persone ci si avvicinino in modo diverso. Quindi il mio approccio a questo è che dobbiamo diffondere la consapevolezza della profonda possibilità che è lo yoga. Lo yoga è una dimensione molto più sottile, deve essere condotto in un'atmosfera estremamente impegnata e tu devi essere preciso nel modo in cui la approcci, altrimenti ciò che può fondamentalmente trasformare la tua vita, se usato in modo errato, può fare certe cose. È come se noi non possiamo pensare oggi di vivere senza elettricità, è parte della nostra vita in ogni suo aspetto, quindi la ami così tanto che infili il tuo dito in quel buco nel muro, ma a quel punto questo fa qualcos'altro. Quindi, qualsiasi cosa abbia la capacità di trasformare le nostre vite, dobbiamo capire se qualcosa ha il potere di trasformare, ha il potere di danneggiare se usato in modo sbagliato. Quindi invece di provare lo yoga, direi che se qualcuno vuole imparare rapidamente qualcosa, esiste una dimensione dello yoga che viene chiamata Upa Yoga, che significa pre-yoga o sub-yoga. La parola Upa Yoga nel linguaggio comune in India oggi è arrivata a significare qualcosa di utile, ma in realtà significa Upa Yoga, significa sub-yoga o pre-yoga. Quindi questo pre-yoga stiamo cercando di farlo diventare popolare. Tu non stai cercando nessuna possibilità spirituale, vuoi solamente stare un po' meglio fisicamente e un poco più agile mentalmente. Per questo abbiamo un semplice programma di Upa Yoga. Lo puoi imparare in 3 minuti di yoga, se vuoi farlo, lo puoi fare. Vuoi fare 6 minuti di yoga, lo puoi fare. Questo è tutto Upa Yoga, questo non è yoga. Quindi probabilmente questo è qualcosa che ampi segmenti della popolazione del mondo, anche coloro che praticano yoga, non sono consapevoli che esiste un'altra possibilità di praticare semi-yoga, qualcosa che ti dà benefici fisici e psicologici, ma non tocca ancora la dimensione spirituale. Dopo che ti senti bene fisicamente e mentalmente e ti rendi conto che non sei ancora soddisfatto della tua vita, allora puoi cercare il processo spirituale. Quindi una dimensione di ciò che vogliamo fare qui è di far diventare popolare lo Upa Yoga, perché questo può essere insegnato per strada, può essere insegnato ovunque e puoi praticarlo ovunque, in qualsiasi postura, in qualsiasi modo, e i benefici saranno immensi. Ma non richiederà il livello di dedizione che richiede lo yoga, né causerà problemi se lo pratichi in modo scorretto, perché non puoi praticarlo in modo scorretto. Impareremo 7 serie di pratiche di Upa Yoga. Yoga per la salute, successo, pace, benessere, gioia, esplorazione interiore ed amore. Ora impareremo Upa Yoga passo dopo passo. Ecco alcune linee guida che creeranno le condizioni ottimali e miglioreranno enormemente la tua ricettività alle pratiche. Dedica la prossima ora esclusivamente a questo scopo. Per favore assicurati che i telefoni cellulari siano o in modalità silenziosa o spenti. È inoltre preferibile evitare di alzarsi, mangiare, bere o andare in bagno durante le pratiche. È consigliabile non sedersi per questo programma a stomaco pieno o immediatamente dopo un pasto. È ottimale essere leggermente affamati, a stomaco leggero o vuoto. Per favore siediti con la colonna vertebrale comodamente eretta, mani non incrociate e palmi aperti. Queste condizioni ti prepareranno ad entrare in uno stato elevato di ricettività e ottenere i massimi benefici dalle pratiche. Queste pratiche sono molto semplici e sicure e possono essere fatte da chiunque. Persone con malattie croniche, dolori e problemi cardiovascolari, consultino un medico prima di fare queste pratiche e facciano attenzione. Assicurati di fare tutto lentamente e gentilmente secondo le istruzioni. Se non ti senti a tuo agio durante una particolare pratica, puoi saltarla e passare alla pratica successiva che ti senti di fare. Se avverti del dolore o fastidio, fermati e consulta un medico.
Le pratiche che impareremo qui possono essere fatte da chiunque abbia 7 anni o più. Se stai indossando gli occhiali mentre fai le pratiche yoga, per favore toglili e mettili da parte. Certe pratiche richiedono che tu chiuda gli occhi. Quando fai le pratiche puoi osservare la dimostrazione se necessario. Quando ti senti a tuo agio puoi chiudere gli occhi. Yoga per la salute. Movimenti direzionali. Quando rimani in posizione orizzontale per alcune ore durante il sonno, i fluidi lubrificanti nelle tue articolazioni tendono a stagnare e non sono più in circolazione. Quindi, quando ti svegli, la prima cosa che il corpo ti chiede è di lubrificare le articolazioni. I movimenti direzionali sono una maniera semplice per farlo. Inoltre, esercitano anche i muscoli senza il rischio di infortuni. Nelle articolazioni c'è una concentrazione di noduli energetici. Attivandoli, tutto il nostro sistema è pronto per l'azione. Ora impareremo la prima parte dell'Upa Yoga. Questa si chiama movimenti direzionali delle braccia. Faremo questa pratica in 4 diverse direzioni. Vedremo la dimostrazione della prima direzione. Osserva, per favore. Si fa in questo modo. Mettiti in piedi con i piedi comodamente distanti e paralleli tra di loro. Occhi chiusi. Inspirando, porto le mani esattamente di fronte alle spalle. Questa è la posizione iniziale. La prima direzione laterale. Espirando, estendi le braccia lateralmente. I polsi devono ruotare verso l'esterno. Una volta che le braccia sono completamente estese, mentre inspiri, riportale all'interno. Ora i polsi devono ruotare verso l'interno. Questo è un ciclo. Fallo 3 volte. Non si tratta solamente di ruotare i polsi, ma anche le mani devono aprirsi e chiudersi con la rotazione. Tutti i muscoli sono tesi come se stai spingendo qualcosa, come un cacciavite. Crea la maggiore tensione possibile nelle braccia senza creare tensione nel resto del corpo. Quando le braccia si muovono verso l'esterno, il movimento dei polsi è sempre una rotazione verso l'esterno mentre espiri. Quando le braccia tornano indietro, il movimento dei polsi è sempre una rotazione verso l'interno mentre inspiri. Ora faremo 3 cicli insieme. Per favore alzati in piedi. Assicurati di avere sufficiente spazio intorno a te. Mettiti in piedi con i piedi comodamente distanti e paralleli tra di loro. Occhi chiusi. Inspirando, porto le mani di fronte alle spalle. Questa è la posizione iniziale. Espirando, estendi le braccia lateralmente. I polsi devono ruotare verso l'esterno. Una volta che le braccia sono completamente estese, mentre inspiri, riportale all'interno. Ora i polsi devono ruotare verso l'interno. Questo è un ciclo. Lo rifaremo altre 2 volte. Secondo ciclo. Non si tratta solamente di ruotare i polsi, ma anche le mani devono aprirsi e chiudersi con la rotazione. Crea la maggiore tensione possibile nelle braccia senza creare tensione nel resto del corpo. Terzo ciclo.
Quando le braccia si muovono verso l'esterno, il movimento dei polsi è sempre una rotazione verso l'esterno mentre espiri. Quando le braccia tornano indietro, il movimento dei polsi è sempre una rotazione verso l'interno mentre inspiri. Quando hai terminato, per favore rilassati e siediti comodamente. Ora vedremo delle correzioni generali da tenere a mente mentre esegui la pratica. Per chiarire, quando estendi le braccia verso l'esterno, la rotazione dei polsi è sempre verso l'esterno. Questa è la rotazione verso l'esterno. Quando riporti le braccia indietro, la rotazione dei polsi è sempre verso l'interno. Questa è la rotazione verso l'interno. Non farlo velocemente o con noncuranza e poca tensione. Fallo lentamente creando la maggior tensione possibile nelle braccia, senza estenderla al resto del corpo. Il resto del corpo deve essere sciolto e rilassato. Abbiamo visto come fare una delle direzioni della pratica, ora vedremo come fare tutte e quattro le direzioni. Osserva per favore. Posizione iniziale, mani esattamente davanti alle spalle, occhi chiusi. La prima direzione è laterale. Espirando, estendi le braccia lateralmente, ruotando i polsi verso l'esterno. Mentre inspiri, riporta le braccia indietro, ruotando i polsi verso l'interno. Nota come le braccia si muovono sempre ben allineate alle spalle. Questo è un ciclo. Devi farlo 3 volte. La seconda direzione è in avanti. Espirando, estendi le braccia in avanti. I polsi devono ruotare verso l'esterno. Una volta che le braccia sono completamente estese, mentre inspiri, riporta le braccia indietro. Ora i polsi devono ruotare verso l'interno. Assicurati di creare più tensione possibile. Questo è un ciclo. Devi farlo 3 volte. La terza direzione verso l'alto. Espirando, estendi le braccia verso l'alto. I polsi devono ruotare verso l'esterno. Nuovamente, mentre inspiri, riporta giù le braccia. Ora i polsi devono ruotare verso l'interno. Questo è un ciclo. Devi farlo 3 volte. La quarta direzione verso il basso. Espirando, estendi le braccia verso il basso. I polsi devono ruotare verso l'esterno. Mentre inspiri, riporta sulle braccia. Ora i polsi devono ruotare verso l'interno. Questo è un ciclo. Devi farlo 3 volte. Ora faremo 3 cicli insieme in tutte e 4 le direzioni. Per favore, alzati in piedi. Posizione iniziale, piedi comodamente distanziati, controlla che siano paralleli, mani esattamente davanti alle spalle, assicurati che la testa sia dritta, occhi chiusi, la prima direzione è laterale, espirando estendi le braccia lateralmente ruotando i polsi verso l'esterno. Inspirando, riporta le braccia indietro con la rotazione dei polsi verso l'interno. Secondo ciclo.
Espirando, estendi le braccia. Assicurati che le braccia si muovano allineate alle spalle. Ispirando, riportali indietro. Terzo ciclo. È un'espirazione completa mentre estendi le braccia. Ed un'inspirazione completa mentre le riporti indietro. Una volta ritornato alla posizione iniziale, cambia la direzione. La seconda direzione è in avanti. Espirando, estendi le braccia in avanti. I polsi devono ruotare verso l'esterno. Una volta che le braccia sono completamente estese, mentre inspiri, riporta le braccia indietro. Ora i polsi devono ruotare verso l'interno. Secondo ciclo. Assicurati di creare la maggiore tensione possibile. Terzo ciclo. Le mani devono aprirsi e chiudersi mentre ruoti i polsi. Quando sono aperte, tutte e cinque le dita devono essere separate. La terza direzione verso l'alto. Ispirando, estendi le braccia verso l'alto. I polsi devono ruotare verso l'esterno. Nuovamente, mentre inspiri, riporta giù le braccia. Ora i polsi devono ruotare verso l'interno. Secondo ciclo. Le mani devono muoversi esattamente in linea con le spalle. Terzo ciclo. Non farlo velocemente, fallo lentamente con tensione. La quarta direzione verso il basso. Espirando, estendi le braccia verso il basso. I polsi devono ruotare verso l'esterno. Mentre inspiri, riporta sulle braccia. Ora i polsi devono ruotare verso l'interno. Secondo ciclo. Assicurati di non trattenere il respiro. Terzo ciclo. Le braccia devono muoversi esattamente in linea con le spalle e lungo i fianchi. Quando hai terminato, puoi rilassare le braccia e sederti comodamente. Yoga per il successo. Le pratiche per il collo. Sia il nostro sistema neurologico che quello energetico si diramano principalmente da un punto che si trova tra le scapole e la base della nuca. Mantenere quindi l'area del collo in buone condizioni è molto importante. Dopo soli 3-4 minuti di queste pratiche per il collo, noterai chiaramente un incremento del tuo livello di attenzione e la diminuzione della stanchezza. Incrementa la rigenerazione neurologica, migliora anche la memoria e la chiarezza mentale. Ora faremo una specifica sequenza di pratiche per il collo. Questo ti aiuterà ad allentare la tensione muscolare nell'area del collo e delle spalle.
vediamo le prime tre pratiche per il collo. Per favore osserva. Mantieni una posizione eretta con i piedi paralleli tra di loro comodamente separati. Le spalle e le braccia sono rilassate e distese lungo i fianchi. Assicurati che anche il collo sia rilassato. Non deve esserci nessun tipo di tensione. Occhi chiusi. Espirando, abbassa lentamente e delicatamente il mento fino a toccare il petto. Questa è la posizione di partenza. Ora, inspirando, risolleva delicatamente la testa e portala indietro. Espirando, riabbassa la testa fino al petto. Questo è un ciclo. Ripetilo 3 volte. Ora vediamo la seconda pratica per il collo. Inspirando lentamente e delicatamente, gira la testa verso destra fino al limite massimo. Espirando, riportala al centro. Ora inspirando, lentamente e delicatamente, gira la testa verso sinistra fino al limite massimo che riesce a raggiungere. Espirando, riportala al centro. Questo è un ciclo. Ripetilo 3 volte. Ora vedremo la terza pratica per il collo. Espirando, lentamente e delicatamente avvicina l'orecchio destro alla spalla destra fino al limite massimo che riesce a raggiungere. Inspirando, ritorna in posizione eretta. Espirando, lentamente e delicatamente avvicina l'orecchio sinistro alla spalla sinistra fino al limite massimo che riesce a raggiungere. Inspirando, ritorna in posizione eretta. Questo è un ciclo, ripetilo 3 volte. Ora faremo insieme 3 cicli delle prime 3 pratiche per il collo. Alzati in piedi. Mantieni una posizione eretta con i piedi paralleli tra di loro comodamente separati. Le spalle e le braccia sono rilassate e distese lungo i fianchi. Occhi chiusi. Espirando, abbassa lentamente e delicatamente il mento fino a toccare il petto. Questa è la posizione di partenza. Ora, inspirando, risolleva delicatamente la testa e portala indietro. Espirando, riabbassa la testa fino al petto. Secondo ciclo. Di nuovo, inspirando, risolleva la testa e portala indietro. Espirando, riportala giù. Terzo ciclo. Assicurati che le spalle siano rilassate, non deve esserci nessun tipo di tensione. Ora, per la seconda pratica per il collo, torna alla posizione di partenza. La testa deve essere in posizione eretta, occhi chiusi. Inspirando, lentamente e delicatamente, gira la testa verso destra. Espirando, riportala al centro. Ora, inspirando, lentamente e delicatamente, gira la testa verso sinistra. Espirando, riportala al centro. Secondo ciclo, parte destra. Parte sinistra. Terzo ciclo. Procedi lentamente. Puoi anche mantenere l'allungamento per un momento prima di tornare indietro.
torna alla posizione di partenza. Ora faremo la terza pratica per il collo. Nuovamente la testa in posizione retta, occhi chiusi. Ispirando, lentamente e delicatamente avvicina l'orecchio destro alla spalla destra. Ispirando, ritorno in posizione retta. Ispirando, lentamente e delicatamente avvicina l'orecchio sinistro alla spalla sinistra. Inspirando, ritorno in posizione retta. Secondo ciclo. Terzo ciclo. Espirando, abbassi la testa. Inspirando, la risollevi. Quando hai finito, siediti comodamente. Adesso impareremo la quarta e quinta pratica per il collo. Di nuovo i piedi sono paralleli tra di loro, comodamente separati. Occhi chiusi. Espirando, abbassa il mento fino a toccare il petto. Questa è la posizione di partenza. Inspirando, lentamente e delicatamente ruota la testa verso la spalla destra. All'espirare la testa va all'indietro. All'espirare scende di nuovo. Cambia poi direzione e ruota la testa dalla parte opposta. Questo è un ciclo. Ripetilo 3 volte. E per la quinta e ultima pratica per il collo, ruota le spalle in avanti. Ispirando vai su, espirando riscendi. Ripetilo 3 volte. Ora ruota le spalle all'indietro. Inspirando vai su. Espirando riscendi. Ripetilo 3 volte. Ora faremo insieme la quarta e quinta pratica per il collo. Alzati in piedi. Assicurati che i piedi siano paralleli tra di loro. Occhi chiusi. Espirando, abbassa il mento fino a toccare il petto. Questa è la posizione di partenza. Inspirando, lentamente e delicatamente ruota la testa verso la spalla destra. All'ispirare la testa va all'indietro. All'espirare scende di nuovo. Fai una rotazione completa, cambia poi direzione e ruota la testa dalla parte opposta. Facciamo altri 2 cicli, secondo ciclo. Ruota verso la spalla destra. Assicurati che la parte superiore del corpo sia ferma mentre ruoti la testa. Cambia direzione e ruota verso la spalla sinistra. Terzo ciclo. Procedi lentamente accompagnando quella respirazione.
Ora faremo insieme la quinta pratica per il collo. La testa in posizione retta, il corpo è rilassato, occhi chiusi. Ruota le spalle in avanti, inspirando vai su, espirando riscendi. Ripetilo 3 volte. Ora ruota le spalle all'indietro. Inspirando vai su, espirando riscendi. Ripetilo 3 volte. Quando hai finito, siediti comodamente. Yoga per il benessere, Yoga Namaskar. Yoga Namaskar è un sistema potente di per sé. Attiva la regione lombare della spina dorsale in maniera straordinaria. Irrobustisce i muscoli lungo la spina dorsale, rinforzandoli, in modo che con l'invecchiamento non si manifesti il collasso della spina dorsale, che causa lo schiacciamento dei nervi. Nel caso in cui ci siano già dei danni, il modo migliore per rigenerare la spina dorsale è di praticare Yoga Namaskar. Apporta ampi benefici a tutto il corpo. Yoga Namaskar è un processo molto semplice e completo di per sé. Per praticare Yoga Namaskar è necessario avere lo stomaco leggero, che significa approssimativamente 1 ora e mezza dopo aver consumato un pasto. Se non hai questo requisito, per favore evita questa pratica per ora. Persone con ernia o donne incinte al 3° e 4° mese di gravidanza devono astenersi dal praticare Yoga Namaskar. Adesso impareremo Yoga Namaskar. È una serie di 7 parti. Lui ci dimostrerà un ciclo completo. Osserva per favore. Mettiti in piedi con i piedi comodamente distanti e paralleli tra di loro. Le braccia e le spalle sono sciolte e rilassate. Occhi aperti, fissa lo sguardo in un punto di fronte a te. Una volta che lo sguardo è fisso, fai Namaskar unendo i palmi delle mani davanti al petto. Questa è la posizione iniziale. Inspirando, porta le mani in alto sopra la testa. Espirando, porta le mani giù, in modo che la base delle mani finisca dietro il collo. Inspirando, porta le mani dritte in alto. Espirando, porta giù le mani di fronte al petto. Questo è il primo passaggio. Fai la stessa cosa altre 2 volte. Seconda parte. Mentre espiri, fai un suono dalla base della gola. Terza parte. Le dita devono sempre rimanere unite puntando verso l'alto, anche quando porti le mani dietro il collo. Mentre porti le mani su, inspira completamente. Mentre porti le mani giù, espira completamente con il suono. Dopo che ripeti questo 3 volte, piegati sulle gambe. Quarta parte. Inspirando, porta le mani su. Espirando, portale giù dietro il collo. Inspirando, portale su. Espirando, riportale giù di fronte al petto. Poi, mentre inspiri, spingi le mani dritto davanti a te con le dita puntate in avanti. Espirando, facendo il suono, portale dietro al petto. Fai questo 3 volte. Quinta parte, inspirando porta le mani in alto.
espirando portale giù dietro il collo. Inspirando porta le mani su. Espirando portale giù di fronte al petto. Inspirando stendi le braccia di fronte a te. Espirando indietro verso il petto. Ancora uno, sesta parte. Inspira, mani verso l'alto. Espira, giù. Inspira, su. Espira, giù. Inspira, mani dritte in avanti. Espira, mani al petto. Adesso la settima parte. Inspirando, spingi le mani in avanti. Porta le ginocchia in terra, piegati in avanti e poggia la fronte in terra. Allunga le braccia di fronte alla tua testa, rilassa i palmi delle mani in terra, unisci le mani in modo che i pollici e gli indici si tocchino formando un triangolo. I gomiti devono essere leggermente piegati. Questa è Balasana. Rimane così fino a che il respiro si normalizza per un minimo di 2 minuti. Poi alzati lentamente in piedi e ritorna alla posizione iniziale. Questo è un ciclo di Yoga Namaskar. Vediamo alcune modifiche e correzioni. Se trovi difficile piegarti sulle gambe, puoi mettere un supporto di 2 o 3 cm sotto i talloni e poi piegarti sulle gambe, assicurandoti che i piedi siano paralleli tra loro. Alcune persone, mentre portano le mani dietro la testa, puntano le dita all'indietro. Le dita devono puntare dritte verso l'alto. C'è anche una tendenza ad abbassare la testa. La testa deve rimanere dritta. Non muovere le mani troppo velocemente o in modo casuale. Ci dovrebbe essere una leggera tensione nelle braccia mentre fai il movimento. Ora faremo un ciclo di Yoga Namaskar insieme, incorporando tutte queste correzioni. Per favore alzati in piedi. Mettiti in piedi con i piedi comodamente distanti e paralleli tra di loro. Coloro che hanno bisogno di un cuscino come supporto per piegarsi, lo potete tenere dietro i vostri piedi. E quando arriviamo al quarto passaggio, dove dovete piegarvi, potete fare un passo indietro sul cuscino e usarlo come supporto quando vi piegate. Occhi aperti, fissa lo sguardo su un punto davanti a te. Quando lo sguardo è fisso, unisci le mani in Namaskar di fronte al petto. Questa è la posizione iniziale. Prima parte, inspirando, porta le mani su. Espirando, con il suono, porta le mani giù dietro la testa. Inspirando, portale su. Espirando, portale giù al petto. Fallo altre 2 volte. Seconda parte. Porta sulle mani, inspirando completamente. Porta giù le mani, espirando completamente. Inspira, mani su. Espira, mani giù al petto. Terza parte, inspira, mani su, espira, mani giù dietro la testa, inspira, mani su, espira, mani giù verso la testa. Adesso piegati in avanti. Se hai bisogno di un cuscino puoi usarlo come supporto. Assicurati di mantenere la tensione dritto di fronte a te. Quarta parte. Inspira, mani su.
Espira, mani giù. Inspira, mani su. Espira, mani giù. Poi, mentre inspiri, spingi le mani dritte in avanti. Mentre espiri, riporta le mani verso il petto. Lo faremo altre due volte. Quinta parte. Inspira, mani su. Espira, mani giù. Mantieni la testa dritta. Inspira, su. Espira, giù. Inspira, dritto avanti. Espira, indietro. Sesta parte. Inspira, mani su. Espira, mani giù. Inspira, mani su. Espira, mani giù al petto. Inspira, dritto davanti. Espira, indietro. Settima parte. Inspirando, spingi le mani dritte in avanti. Porta le ginocchia in terra, piegati in avanti e poggia la fronte in terra. Allunga le dita dei piedi dietro di te. Il corpo dovrebbe sedere sopra i talloni. Appoggia le mani unite a terra, in modo che i pollici e gli indici si tocchino formando un triangolo. I gomiti dovrebbero essere leggermente piegati. Rimani così in balasana fino a che il respiro si normalizza. Poi alzati lentamente e torna alla posizione iniziale. Quando hai finito, puoi sederti comodamente. Quando pratichi yoga namaskar da solo, regolarmente, per un maggiore impatto sul sistema, invece di fare un ciclo, puoi fare tre cicli di yoga namaskar. Yoga per la pace. Nadi Shuddhi. Le parole Nadi Shuddhi letteralmente significano pulizia dei nadi. Quando diciamo nadi, non parliamo dei 72.000, perché questi 72.000 sono delle diramazioni dei due nadi principali, Pingala e Ida. 36.000 si diramano da Pingala, 36.000 si diramano da Ida. Questa è la fisiologia a livello energetico di un essere umano. Quando diciamo Nadi Shuddhi, parliamo fondamentalmente di pulire Pingala e Ida, in modo che il sistema energetico possa lavorare in equilibrio. Esiste una connessione tra il tuo respiro e la tua struttura mentale. Portare equilibrio nei tuoi pensieri è un passo molto importante che devi fare se vuoi portare equilibrio nelle tue attività, nelle tue emozioni, nei risultati della tua vita e nell'impatto che avrai nella vita di altre persone. La pratica dei Nadi Shuddhi ricopre un ruolo importante. Come praticare il Nadi Shuddhi? Per favore osserva la dimostrazione. Siediti a gambe incrociate con la schiena comodamente retta. Occhi chiusi. Appoggia la mano sinistra in mezzo al tuo grembo, rilassata, con il palmo rivolto verso l'alto. Usa soltanto la mano destra, usa il pollice e l'anulare. Piega l'indice e il medio. L'anulare e il mignolo sono eretti e si toccano. Ora blocca la narice destra con il pollice e inspira attraverso la narice sinistra. Quando l'ispirazione è completa, espira dalla stessa narice. Allo stesso modo, con l'anulare blocca la narice sinistra e inspira dalla narice destra. Quando l'ispirazione è completa, espira dalla stessa narice. Di nuovo blocca la narice destra, apri la sinistra, inspira ed espira. Continua così. Concentrati sul tuo respiro.
Quando pratichi Nadi Shuddhi, la cosa più importante è inspirare ed espirare completamente, il più lentamente e gentilmente possibile per te. Non dovresti emettere alcun suono mentre inspiri o espiri. Perché questo accada, devi solo ricordare un punto fondamentale per far sì che il Nadi Shuddhi avvenga da sé. Cambierai dito sempre e solo dopo ogni espirazione. Questo significa che da qualsiasi narice inspirerai, dalla stessa narice espirerai. Pratica il Nadi Shuddhi per un minimo di 4 minuti. Alcune correzioni della pratica. Non tenere la mano sinistra appoggiata sulla coscia. La mano sinistra deve essere tenuta rilassata in mezzo al tuo grembo. Per chiarire, della mano destra userai soltanto il pollice e l'anulare. L'anulare e il mignolo sono eretti e si toccano. L'indice e il medio rimangono piegati. Se non riesci a tenere anulare e mignolo diritti, fai il meglio che puoi. Inoltre, c'è una tendenza a tenere la testa bassa girata di lato. Inconsciamente si può inclinare da una parte o dall'altra. La testa deve rimanere diritta. Se mantieni questa posizione, il tuo sistema raggiungerà un equilibrio molto rapidamente. Assicurati di non premere troppo forte sulla parte inferiore della narice. Individua l'osso del setto nasale della narice destra. Se appoggi il pollice un millimetro sotto questo punto con una minima pressione, la narice si chiude completamente in modo da non permettere all'aria di uscire. Assicurati di non trattenere il respiro, di non respirare normalmente o superficialmente. La respirazione deve essere profonda, devi inspirare ed espirare completamente. Ora faremo insieme il Nadi Shuddhi. Siediti a gambe incrociate con la schiena comodamente retta. Se non riesci a sederti a terra, puoi sederti su una sedia con le gambe incrociate all'altezza delle caviglie. Appoggia la mano sinistra in mezzo al tuo grembo, rilassata con il palmo rivolto verso l'alto. Usa soltanto la mano destra. Usa solo il pollice e l'anulare. Piega l'indice e il medio. L'anulare e il mignolo sono eretti e si toccano. Chiudi gli occhi. Ora blocca la narice destra con il pollice e inspira attraverso la narice sinistra. Quando l'inspirazione è completa, espira dalla stessa narice. Allo stesso modo, con l'anulare blocca la narice sinistra e inspira dalla narice destra. Quando l'inspirazione è completa, espira dalla stessa narice. Di nuovo blocca la narice destra, apri la sinistra, inspira ed espira. Continua a farlo finché non ti chiediamo di fermarti. Concentrati sul tuo respiro. Inspira ed espira completamente. Inspira ed espira il più lentamente e gentilmente possibile. Assicurati che la schiena sia comodamente retta. Assicurati che la testa sia diritta. Concentrati sul tuo respiro.
Puoi terminare con un'espirazione dalla narice sinistra e poi fermarti. Per favore, apri lentamente gli occhi. Yoga per la gioia. Nada yoga. La scienza moderna sta dimostrando che l'intera esistenza non è altro che un riverbero. Dove c'è un riverbero, c'è sicuramente un suono. Quindi tutta l'esistenza è suono. I suoni alla base di questa complessa amalgamazione di suoni sono A, U e M. Senza l'uso della lingua, tu saresti in grado di pronunciare solo questi tre suoni, A, U e M. Mettendo invece la lingua in diverse posizioni all'interno della cavità orale, riesci a combinare questi tre suoni e a produrre tutti gli altri suoni. A, U e M sono la base di tutti gli altri suoni che puoi pronunciare e sono chiamati i suoni di base o i suoni universali. Se pronunci questi tre suoni insieme, ottieni il suono AOM. Questi sono gli unici tre suoni che il nostro sistema può produrre naturalmente. Se pronunci questi tre suoni attentamente, diversi aspetti del tuo corpo vengono attivati ed energizzati. Noterai che se pronunci il suono A, le vibrazioni iniziano subito sotto l'ombelico e si diffondono in tutto il corpo. Perché questo è il solo posto dove tutti i 72.000 nadi o canali di energia si incontrano e si ridistribuiscono. Questo è il centro di manutenzione del corpo e pronunciare il suono A lo rinforza. Se pronunci il suono U, noterai questo punto dove la cassa toracica si unisce, appena sotto c'è un punto morbido. Le vibrazioni fluiscono da qui e poi si muovono verso l'alto. Se pronunci il suono M, vedrai che le vibrazioni inizieranno dalla base della gola e si propagheranno nelle zone superiori del corpo. Pronunciare questi tre suoni ha innumerevoli benefici. Se soffri di problemi psicologici di qualsiasi natura, come un'eccessiva paura, incubi, una mente o un corpo instabili, se la tua costituzione è debole e tendi ad ammalarti troppo spesso, in particolare per i bambini che soffrono di un deficit di attenzione, la pronuncia quotidiana di questi suoni per pochi minuti al giorno farà un'enorme differenza. Pronunciare questi tre suoni fondamentali attiva separatamente i tre lobi polmonari, che a loro volta attivano le tre sezioni base del corpo, quella inferiore, quella centrale e quella superiore, ponendo le basi necessarie per la piacevolezza del vostro essere o per un'esistenza gioiosa. Siediti a gambe incrociate. Appoggia le mani sulle cosce con i palmi aperti e rivolti verso l'alto. Ascolta le indicazioni con attenzione prima di iniziare la pratica. Apri sufficientemente la bocca e pronuncia il suono esalando completamente l'aria nel suono. Faremo questo per 7 volte. Dopo, crea un cerchio con le labbra e pronuncia il suono. Esalando completamente l'aria nel suono. Faremo questo per 7 volte. Dopo, chiudendo la bocca, pronuncia il suono. Pronuncia il suono 7 volte. Mentre lo fai, nota dove si producono le vibrazioni, in quale parte del corpo. Il suono A genera le vibrazioni intorno al tuo ombelico. Il suono U nel punto in cui la cassa toracica si unisce.
ed il suono M si concentrerà alla base della tua gola. Adesso facciamolo insieme. Mantieni i palmi delle mani rivolti verso l'alto e la colonna vertebrale comodamente eretta. Per favore, chiudi gli occhi. Oh.
Fai con calma. Fai con calma. Lentamente, molto lentamente, apri gli occhi. Yoga per l'esplorazione interiore. Shambhavi Mudra. Nella storia dell'umanità ci sono stati tanti uomini veramente straordinari. Hanno brillato più luminosi delle stelle nel cielo. Ma come mai alcuni sembrano essere nati con enormi capacità, mentre altri devono combattere con ogni piccolo aspetto della vita? Se consideri te stesso come un meccanismo, hai un corpo ed una mente. Puoi avere un ottimo corpo ed una mente eccezionale, ma ciò che chiami grazia è il lubrificante. Senza la necessaria lubrificazione, ti blocchi ad ogni passo. Esistono un gran numero di persone del genere su questo pianeta, intelligenti, capaci, ma ad ogni angolo della loro vita si bloccano perché non c'è nessuna lubrificazione. È quindi importante per un essere umano avere un elemento di grazia nella propria vita. Shambhavi Mudra è un processo che è come aprire una finestra, così che uno diventi ricettivo alla grazia. Siedi comodamente a gambe incrociate. Tieni la schiena comodamente eretta. Terremo lo Yoga Mudra. Fai toccare il pollice e l'indice alle loro estremità, formando un cerchio tra loro. Lascia che le altre tre dita siano dritte, tutte e quattro le dita unite, senza nessuno spazio tra loro. Tieni il mudra rivolto verso l'alto, sulle cosce. Le braccia e le spalle dovrebbero essere sciolte e rilassate. Chiudi gli occhi e siedi con il viso leggermente rivolto verso l'alto. Quando ti siedi con il viso leggermente rivolto verso l'alto, c'è una naturale attenzione rivolta tra le sopracciglia. Mantieni questa naturale attenzione. Non concentrarti, mantieni soltanto questa naturale attenzione tra le sopracciglia e rimani seduto con il viso leggermente rivolto verso l'alto, occhi chiusi. Mantieni questa leggera e casuale attenzione tra le sopracciglia e sii consapevole del naturale movimento del respiro. Rimani seduto così dai 3 ai 6 minuti. Yogarato va, bogarato va, sangarato va, sangavina. Yasya brahmani ramate chittam. Yasya brahmani ramate chittam. Nandati nandati nandate va. Nandati nandati nandate va. Thank you.
If you consider yourself to be a man, fai con calma, fai con calma, lentamente, molto lentamente, apri gli occhi. Yoga per l'amore, il metodo Namaskar. La parola yoga significa unione, unione di tutte le polarità, maschile e femminile, yin e yang, individuale e universale, Shiva e Shakti, emisfero destro e sinistro del cervello, o in qualsiasi altro modo le si vogliano chiamare. Per raggiungere questa benefica unione, la forma più semplice è lo yoga del Namaskar. Unire le due mani, in allineamento tra di loro all'altezza del cuore, ti porterà una certa armonia tra le polarità interiori. Questo a sua volta ti darà un senso di unione con chiunque e con qualsiasi cosa a cui rivolgerai il Namaskar. Nell'unire le tue mani, le dualità tra ciò che ti piace e non ti piace e i tuoi desideri e le tue repulsioni si affievoliscono e si manifesta un certo senso di unione nell'esperienza di chi sei. Per alcuni minuti ogni giorno, unisci le tue mani insieme in Namaskar. Guarda qualcuno o qualcosa che significa molto per te. Può essere il sole, la luna, le nuvole, il cielo vuoto, gli alberi, le rocce, tuo marito, tua moglie, il tuo bambino, tua madre, tuo padre, o una fotografia alla quale tieni. Guarda quel qualcuno o qualcosa con il massimo livello di emozione che riesci a generare, in un atteggiamento di amorevole attenzione. Mantieni il Namaskar da 3 a 5 minuti. La tua vita entrerà in modalità di trasformazione.